Il 7 ottobre la Chiesa ricorda la festa del Santo Rosario. Anche Papa Francesco ha raccomandato questa devozione per il mese di ottobre, ma non tutti sanno che la festa del Santo Rosario è stata istituita nel 1571 da un Papa, San Pio V, per ricordare la grande vittoria ottenuta dalla flotta cristiana contro l'armata ottomana nelle acque di Lepanto. E noi vogliamo ricordare Lepanto perché il nome di Lepanto ricorda a noi tutti che la minaccia dell'Islam all'Occidente non si riduce, come qualcuno pensa, alla nascita dello Stato di Israele o agli interessi petroliferi delle nazioni o alle mire espansionistiche degli Stati Uniti nel Medio Oriente, cioè a fattori recenti e comunque contingenti. No, lo scontro viene da lontano, viene da quando nel VII secolo d.C. entrò in scena l'Islam, una religione guerriera che si proponeva di soggiogare, di conquistare il mondo intero. Contro l'Islam sorsero altri guerrieri, guerrieri cristiani, che fermarono l'Islam, la sua avanzata a Poitiers nel 732, a Lepanto nel 1571 e poi a Vienna, a Buda, a Belgrado, fino a che il pericolo musulmano svanì all'orizzonte. Ma oggi la minaccia dell'Islam si è riaffacciata, più potente e aggressiva che mai. E però quello che mancano sono i guerrieri che possano contrastarla. Perché mentre il processo di reislamizzazione del mondo avanza, si estende, l'Occidente ha conosciuto, soprattutto negli ultimi 50 anni, una crisi culturale e morale senza precedenti, una crisi di identità che lo ha portato a colpevolizzarsi, a odiare se stesso. Basti pensare che Bruxelles, la capitale delle istituzioni europee, di quelle istituzioni che si stanno disgregando in malo modo, Bruxelles è anche la capitale dell'Eurabia, un nuovo continente che si sta formando. Bruxelles è una città in cui un cittadino su tre è musulmano, in cui il nome più frequente all'anagrafe è Mohammed. A Bruxelles ormai soltanto 7 matrimoni su 10 sono cattolici, i bambini battezzati sono il 14%, il Belgio è una nazione cristiana, ricordiamolo, e il Belgio e Bruxelles in particolare è la città che nel 2035, secondo le previsioni, sarà a maggioranza musulmana, e questo con l'incoraggiamento delle autorità politiche e religiose. E quindi noi abbiamo di fronte un nemico, l'Islam, ma dobbiamo dire che il nemico principale non è tanto l'Islam che avanza, quanto il relativismo religioso, culturale e morale che all'Islam apre la strada, quel relativismo che si illude di fermare l'Islam convertendolo, per così dire, al relativismo della società occidentale. Un economista italiano, l'ex presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi, ha dimostrato in numerosi scritti che una delle cause dell'attuale crisi economica e sociale italiana ed europea è il crollo demografico. E il crollo demografico, come sappiamo, deriva dal fatto che la media delle nascite è inferiore a quel tasso di 2.1 che rappresenta la soglia minima oltre la quale una popolazione si rinnova e dunque sopravvive, perché con una media di meno di 2 figli a coppia la popolazione decresce e va verso l'estinzione. Alla crescita demografica, dice giustamente Gotti Tedeschi, corrisponde la crescita economica, e dunque a decrescita demografica corrisponde la decrescita economica. Ma io aggiungo che
alla crescita demografica corrisponde, oltre che alla crescita economica, anche la crescita spirituale, perché la famiglia numerosa comporta lo spirito di sacrificio, e lo spirito di sacrificio è un fattore di sviluppo spirituale e morale fondamentale, è un fattore di sviluppo perché implica l'esistenza di principi, di valori per i quali vale la pena di vivere e, se necessario, di morire. Ed è questo che oggi si è perso in Occidente. E dunque il problema demografico è più che una causa, una conseguenza del declino dell'Europa. Gli europei non mettono al mondo figli perché vivono immersi nell'edonismo e nel relativismo. E il relativismo è in sé autodistruttivo ed è la vera causa della decadenza morale dell'Occidente, quella decadenza morale che poi porta anche al declino demografico. Il ritorno alla visione cristiana dell'Europa, la sola che ha fatto grande il nostro continente, è l'unica strada possibile per una autentica rinascita demografica, economica, ma soprattutto spirituale, culturale e morale del nostro continente. I principali difensori dell'Europa nel corso dei secoli sono stati i papi, sono stati loro i liberatori e i salvatori dell'Europa cristiana minacciata dall'Islam. Basti ricordare il Papa Callisto III, a cui si deve la liberazione di Belgrado nel 1456, San Pio V, a cui si deve la vittoria di Lepanto del 1571, e poi il beato Innocenzo XI, a cui si deve la liberazione di Vienna nel 1683 e la liberazione di Buda, la capitale dell'Ungheria, nel 1686. Oggi però il Papa regnante Francesco non vuole opporre un muro all'Islam che avanza, ma anzi costruire un ponte per accoglierlo, anche quando questo Islam che avanza ha la scimitarra in mano. I papi cambiano, ma la Madonna del Rosario non muta. La Madonna resta e la Madonna promette, come a Lepanto, la vittoria per chi avrà il coraggio di opporre all'Islam le radici cristiane su cui si è costituita la nostra civiltà, quella civiltà cristiana che, secondo il Papa San Pio X, è l'unica civiltà che nella storia può essere detta degna di questo nome. E anche noi, come l'Islam, veniamo da lontano, da molto più lontano. Abbiamo 2000 anni di storia a cui non rinunciamo e in cui ritroviamo non solo la nostra identità, le nostre radici, ma anche le ragioni del nostro futuro. Ave Maria.